chiama Datina, è la seconda tappa del circuito invernale Fiselazio Salto Ostacoli. Abbiamo la vincitrice di tappa del primo grado Gold. La presentiamo, Chiara Vanoli. Ciao a tutti, sono Chiara Vanoli e monto al circolo al Parco dell'Insugherata. Il tuo istruttore? È Daniele Ruggeri. Il tuo cavallo? Si chiama Coil Morcin. Quanti anni hai? Ne ho 16 e ne faccio 17 quest'anno. Quindi sei un primo grado junior. Sì. Il tuo cavallo quanti anni ha? Mio cavallo ne ha 11. Quanto tempo è che monti a cavallo? Da 11 anni sono. Hai cominciato con i pony? Beh, ho cominciato con il mio primo pony che ho montato per un annetto e poi sono subito passata al cavallo. Questa è la prima volta che ti troviamo nel circuito. Come ti sono sembrati i percorsi del circuito rispetto a un concorso normale? Ma di sicuro sono molto più tecnici secondo me e quindi c'è molto da lavorare, da riprendere, poi magari avanzare nelle girate. Poi oggi era a fasi, quindi la seconda fase c'erano molte girate da fare, però bene, divertente, mi sono divertita molto. Il tuo istruttore ha commentato questo tuo successo? Ha detto che è soddisfatto e che bisogna andare avanti bene così. Pensi che farai altre tappe del circuito? Beh sì, di sicuro sì. Bene, allora ti ringraziamo, complimenti e a presto. Grazie mille, ciao a tutti. Vincitore di questa seconda tappa del circuito invernale Fiselazio Salto Ostacoli, Fabrizio Di Ruzza, che presentiamo qui. Fabrizio Di Ruzza, con che circolo monti? Col circolo Poggio dei Fiori. L'istruttore è Antonio De Cesaris, che lo ringrazio. E non è la prima volta che faccio questo circuito, sì, mi è sembrato abbastanza tecnico. E è stata un po' una sorpresa vincerlo, però ne sono contento. Ringrazio tutti. Con che cavallo hai saltato e in che categoria? Ho saltato con MLM di Castel Porziano che ha 15 anni e ho fatto la 120. Cavallo italiano, un cavallo maremmano? Sì, è un cavallo italiano maremmano che è abbastanza in grado, insomma mi ci sto divertendo già da tempo, ecco. Rispetto appunto al circuito, questi percorsi hanno delle particolarità secondo te? Sì, sono abbastanza tecnici, bei percorsi. Oggi è una bellissima giornata qui a Datina, quindi anche il tempo ci ha agevolato. Diciamo che venerdì è stato abbastanza, c'è stato qualche acquazzone, il campo era un po' bagnato, però le strutture ci hanno permesso di svolgerlo comunque, insomma, andava abbastanza bene. Poi invece sabato è stato bel tempo, oggi è meraviglioso poi addirittura. Speriamo di rivederci alla prossima tappa. Alla prossima volta, arrivederci. Vincitore della fascia brevetti gold di questa seconda tappa del circuito invernale di Atina è Manuel Di Sotto. Lo presentiamo, Manuel Di Sotto, con che circolo monti? Monto con l'associazione Ippicatina. Quindi una vittoria in casa. Sì. Quanti anni hai? Io ho 15 anni. Come si chiama il tuo cavallo? Novalis del Falco. Quanti anni ha? 15 anche Novalis. Il tuo istruttore invece? È Vincenzo Carlino. Senti, la prima volta che fai una tappa del circuito Fiselazio? No, è la seconda volta, l'ho già fatto anche l'anno scorso a Casale San Nicola. Bene, quindi hai già un po' capito come funziona il meccanismo. Come hai trovato i percorsi di questo circuito rispetto a un concorso normale? Beh, ho trovato bei percorsi, abbastanza tecnici, però non ho trovato molte difficoltà, dato che Novalis è abbastanza esperto. Il tuo istruttore come ti ha giudicato in queste due giornate? Beh, mi ha detto che ho montato abbastanza bene, ho fatto bei 2-0 e niente. E si è visto il risultato? Sì. Ti faccio una domanda un po' diversa, un po' meno sportiva. C'è qualcuno a cui vuoi dedicare questa vittoria di queste due giornate? Beh, la dedico ai miei genitori.
Che fanno tanto sicuramente. Sì, molto. Bene, allora grazie e speriamo di vederci alle prossime tappe. Ok, grazie a voi, ciao. E sono due i vincitori della fascia brevetti silver del circuito invernale Fiselazio Salto Ostacoli qui ad Atina. Sono entrambi del Circolo K. Partiamo dallo junior, Filippo Santoni. Raccontaci, quanti anni hai? 14. Con che cavallo monti? Brilliant Star. Chi è il tuo istruttore? Chiara Menghi. Brilliant Star è un pony, giusto? Sì. Hai fatto delle buone gare ieri e oggi? Ieri non le ho fatte, oggi ho fatto anche la 90, però il pony si è un po' parato. Invece in 100 mi sono, diciamo, ricaricato e l'ho messo bello in avanti ed è andata meglio. E il commento della tua istruttrice qual è stato? Che comunque ho ragionato e per lei va benissimo. Bene. Sono soddisfatta. Bene. E adesso invece passiamo alla Amazzone. Sì. Sono Flavia Nardini e oggi ho fatto la 100. Come si chiama il tuo cavallo? M. Soraya SF. Quanti anni ha? 7-8. Questa cavalla ce l'ho in mezza fida e oggi ho fatto la 100 e sono le mie prime 100. Complimenti! Grazie, grazie. Il mio istruttore è Massimiliano Ferra del Circolo K. Quindi ti faccio una domanda un po' ovvia, non ti aspettavi di vincere? No, sinceramente no, non mi aspettavo di vincere perché giustamente le prime 100 si parte piano. Sì, e infatti sono molto contenta e la cavalla è fantastica e anche il mio istruttore è molto bravo che mi sta appresso. Senti, il tuo istruttore come ha commentato? Allora, il mio istruttore mi ha detto due commenti molto carini. Allora, sul 2 potevo stare a spalle indietro, però ha detto molto bene, è fiero. E per me importa soltanto che è fiero di me, perché cerco di dare sempre il meglio, perché lui si merita veramente il meglio. Filippo, pensavi di vincere? Da parte tua. No, anche perché per me è stata la prima 100 e comunque la prima volta non te l'aspetti. Questa volta, oggi ho girato pure largo perché era appunto la prima e quindi dovevo fare un giro un po' più tecnico che veloce. Insomma, questo battesimo della 100 veramente vi ha portato fortuna. Allora, complimenti a tutti e due e speriamo di vederci alla prossima tappa. Ok, grazie. Grazie mille. Ciao. La parola al presidente del Circolo Ippico Atina, Fabio Tamburrini. Presidente, perché ha deciso di introdurre una tappa del circuito Fiselazio, un circuito amatoriale, in un concorso a 5 stelle, in un programma di gare, diciamo, tutte dedicate ai professionisti, tutto sommato? Perché credo che questa struttura oggi, che parliamo di una struttura molto importante, è giusta che ne beneficiano anche i dilettanti e quindi in un ambito di un concorso molto importante, anche perché abbiamo un'utenza con i migliori cavalieri del centro-sud Italia in occasione di questo concorso, che potrebbe essere anche un motivo di crescita per questi amatori. Quindi per poter dare un motivo in più, un incentivo in più a fare del meglio in questo sport. Grazie allora, alla prossima. Grazie a voi.